Ecco, questo è un aspetto che ho l'impressione, per quello che vedo, che non abbia ancora una sufficiente base di ricerche locali per consentire considerazioni più generali. Proviamo a rovesciarlo, cioè in parte il boom economico italiano è legato a produzioni a non altissima componente scientifico-tecnologica. Quindi potrebbe aver funzionato, forse valendosi più dal punto di vista della qualificazione del personale addetto di una buona ripresa dell'istruzione secondaria tecnica, che non dell'apporto scientifico delle università. Casomai da vedere il ruolo dei politecnici, che sono le uniche istituzioni che sopravvivono alla universitarizzazione fascista. Torino e Milano rimangono come politecnici, non vengono trasformati in facoltà di ingegneria, quindi vedere se e come queste strutture hanno potuto incidere, probabilmente sì, anche perché tradizionalmente loro potevano reclutare professori di provenienza non accademica, cioè potevano affidare corsi a tecnici esterni al mondo universitario, quindi lì probabilmente una incidenza maggiore c'è stata. Quello che invece è interessante, è quello che la cosa alla quale accennavo prima, è la percezione che rispetto a quelli che si ritengono essere i tassi futuri di sviluppo dell'Italia, l'università non stia fornendo abbastanza quadri per sostenere lo sviluppo. Quindi sembrerebbe quasi, ma ripeto, questo va verificato empiricamente, sembrerebbe quasi che l'università debba reagire a un processo in corso e non che lo stia guidando il processo in corso, debba fornire al processo alimento tecnico, ma che non è stata un fattore decisivo nell'avvio del processo. Io non so nemmeno quanto questo sia geograficamente vero, nel senso che bisognerebbe poi vedere l'incidenza di determinate strutture, il rapporto fra determinate strutture universitarie e determinati contesti produttivi locali. Però questo si può vedere solo a livello locale, andando a indagare anche sulle dinamiche interne ad alcune strutture di sostegno all'università. Questa è una mia vecchia fissazione e forse mi sbaglio, ma i consorzi universitari a livello locale hanno contato molto. Molto a lungo, fino a tutti gli anni 60, primi anni 70. Quindi chi ne faceva parte, quali erano gli enti consorziati, quali docenti intervenivano, quali rapporti avevano a livello locale con il potere politico. E ripeto, qui ho esperienze personali limitatissime di ricerca, ma ho l'impressione anche che non ci siano molti casi di ricerca. Anche perché in alcuni settori si è guardato più alla comparazione internazionale, penso a Giuliana Gemelli, ecco, ma quel modello di indagine andrebbe poi riportato nelle singole sedi locali. Ma a me capitò di vedere come un genio della matematica e dell'informatica italiana, Guido Torrigiani, a metà anni 50, consigliere provinciale socialista a Livorno, va a chiedere al Consiglio Provinciale di Livorno un finanziamento per installare il primo calcolatore dell'Università di Pisa. E il dibattito è fondamentale, che si capisce benissimo che i poveri consiglieri provinciali di Livorno, di cosa sia un calcolatore, non hanno la più pallida idea. Lì c'è una persona, un visionario, Torrigiani era un visionario, che crea l'informatica italiana, che sa di avere bisogno di sostegno materiale, che i finanziamenti ministeriali non basteranno, e li cerca dove può. E c'è questo tentativo di mediare politicamente, che è interessantissimo. Allora, in quanti altri casi, perché lì sicuramente l'università ha un ruolo attivo, qui ha un ruolo attivo, in quanti altri casi questo è stato possibile? Quali sono le persone che hanno, verosimilmente alcuni chimici, alcuni ingegneri? Qui entra in ballo un'altra cosa della quale non abbiamo parlato finora, ma che è essenziale, è su questo terreno l'interazione università-CNR. Il CNR fino ad anni piuttosto prossimi a noi ha solo le scienze dure. E però lì ci sono persone che per l'appunto sono grandi universitari, hanno una capacità di interagire a livello centrale e sono scienziati. E lavorano però già dall'età fascista,
si pensi a tutti i progetti sull'autarchia in connessione col sistema produttivo. Sono loro. Quindi andare a vedere lì chi c'è, dove insegnava e se nelle università dei responsabili delle strutture di ricerca del CNR si stipulano e che tipo di rapporti, di accordi si stipulano con il tessuto produttivo locale. Perché secondo me si ricostruirebbe una mappa abbastanza differenziata, ma che qualcosa in più sarebbe in grado di suggerire. In generale, che lo sviluppo italiano sia stato, come dire, promosso globalmente dal sistema universitario, questo forse qualche perplessità l'avrei. In alcuni settori, in alcuni luoghi, attraverso alcune esperienze che spesso derivavano proprio dai rapporti già stretti in età fascista. Livorno, le raffinerie, che era una tipica cosa autarchica, era nata. Cioè ci sono tradizioni che possono essere continuate e possono anche essere state riviste allora. Non so quanto in generale quel tipo di sviluppo, che ripeto era spessissimo a bassa tecnologia, medio-bassa, insomma, e quindi non sempre richiedeva un grande apporto tecnologico di livello scientifico, ma qui bisogna capire il livello locale, perché ecco, l'esperienza che io vidi un po' più da vicino dell'informatica pisana è chiarissima. Lì sono 2-3 persone che decidono di farlo, hanno le possibilità politiche, Faedo, Torrigiani, di farlo, si rivolgono a interlocutori multipli, perché chiaramente hanno bisogno di tutti quelli che possono interloquire, e però lì sono promotori, certamente lì sono promotori. Quanti sono promotori, quanti seguono, quanti reagiscono invece a sollecitazioni, cioè in quale contesto è il tessuto produttivo che chiede, magari attraverso lo strumento dei consorzi, attraverso i rapporti con gli enti locali, di nuovo comuni e province. Il radicamento locale delle università è importante, l'interlocuzione con i poteri locali è importante. Quindi quali sono le dinamiche? In alcuni casi si sono fatti sicuramente produttori, in altri sono stati probabilmente recettori invece di sollecitazioni che venivano, di richieste di intervento che venivano. In quanti casi personale accademico fa parte, Pisa ha una lunga tradizione in questo senso, perché sono membri dei consigli di amministrazioni delle strutture di credito locali, delle banche locali, quindi finanziano, sono in grado di indirizzare il finanziamento. In Pisa abbiamo casi famosi. Da Chiardi era Cassa di Risparmio di Pisa, c'era Da Chiardi, insomma, ma non è solo Pisa, parlo di Pisa perché un pochino la conosciamo. Altrove? Queste sono tutte cose che vanno verificate. Le compresenze, la sovrapposizione di ruoli o le reti di rapporti che si creano intorno a questo sistema, del quale l'università è uno dei punti di riferimento, ma che non è mai l'unico punto di riferimento. Io lì credo che ci sarebbero delle cose notevoli da indagare, perché un discorso generale si fa tutto sommato male, secondo me, su questo terreno.